1-1. Qui il gol è praticamente in apertura. Morante, il suo traversone in affanno, Femiano che per anticipare Carlini che va vuoto, infila al proprio portiere, quindi l'autorete al primo minuto. Poi il pallone morbido per Caputo dentro di testa, ha cercato il colpo Castaldo, facile per Consigli. Castaldo che poi diverrà di fatto insomma l'uomo che darà il rigore. Qui sinistro cercato da Terracciano, c'è anche il tempo per il calcio a due in area, Visone un po' morbido sul secondo palo, bravo però Benassi a distendersi. Arriva con un po' di ritardo in campo intanto la Juve Stabia. Poi guardate cosa succede, esce in questo modo Consigli, tocca il pallone però travolge anche l'attaccante. Io qualche dubbio continuo ad averlo. Sì, qualche dubbio, però se fossi stato il portiere io non sarei intervenuto. L'avversario... perché ormai andava fuori 1-1 nel secondo tempo, poi il gol straordinario al minuto numero 18, Bisone ha segnato un gol eccezionale, poi chiude Desideri per questo gol cercato, voluto fortemente, suo sinistro sotto l'incrocio, non lascia scampo, siamo ormai in chiusura praticamente di partita, applaude, credo che si sarà divertito, un bel primo tempo. Abbastanza, però dobbiamo fare meglio, questa è una partita importante, dove a noi ci serve tutto il risultato pieno, però ho visto una buona squadra dall'altra parte. Vero, nulla da dire, insomma, Capuano ha fatto un bel lavoro, avete fatto anche un bel lavoro voi come società. Vi aspettavate di essere così in alto in classifica? Dica la verità, Presidente, dopo 30 giornate, questa è la 30esima. La verità è siamo andati oltre le aspettative, però io mi sono circondato di un team di alta competenza, il mio direttore sportivo Vito Giordano, il mister Capuano, dove ho dato piena fiducia, ho avuto piena fiducia dal primo giorno che ci siamo incontrati, ci siamo parlati della Juve Stabia. Tra l'altro io posso svelare un aneddoto, sì, perché so praticamente che lei è cilentano, è di Vallo, sì, sì, però vive a Salerno, anche i suoi interessi a Salerno chiaramente lavorativi, e ha convocato al bar Capuano e Vito Giordano, e due salernitani pure loro doc tra l'altro, gli ha detto bene, facciamo questo sodalizio e portiamo la Juve Stabia a un bel livello, è vero? A me così è arrivata, poi non so se... Al mio insediamento al vertice della Juve Stabia mi erano stati proposti dei nomi dall'altro socio e qualche amico vicino all'ex socio, perché quello è un ex, sono più socio. E io poi ho fatto la valutazione, conoscendo tramite un amico Vito Giordano che già conoscevo, abbiamo parlato di Capuano, ci siamo incontrati la sera al bar e è nato un feeling dalla prima sera al bar davanti a un caffè e ci siamo subito messi d'accordo. Senta, parliamo già del futuro, perché comunque vada questo campionato per voi è una vittoria, no? Cosa volete fare nel tempo, nel prosieguo dell'anno, per il prossimo anno? Cosa vi sentite anche di, non dico di garantire, però quantomeno di promettere come impegno ai vostri tifosi? Per il momento ci siamo qua, ci stiamo divertendo, vogliamo andare avanti. Poi i giochi si fanno difficili perché ogni partita è un derby, è una finale, però ce la giochiamo alla pari con le grandi squadre. Non ci tiriamo indietro, però io spero, voglio fare un saluto per domenica prossima a tutta la città di Castellammare, tutti i tifosi della ricordiamo Costa, che c'è domenica con un grande derby, esatto, un grande derby, di invitare tutti. Ricordiamo anche una cosa, speriamo, siamo sicuri che sarà un derby corretto, anche perché si ricorderà Catello Mari, che ha giocato nella Cavese in Maccaranato a Castellammare. È un figlio di Castellammare. Esatto, ma domenica sarà una festa per Castellammare, per tutte Castellammare, perché abbiamo una grossa responsabilità a Castellammare di fare un grande derby, sperando una grande vittoria, e faccio gli auguri a tutti, invito tutti i tifosi a Castellammare a partecipare con me, con il direttore sportivo Vito Giordano e con tutto lo staff a questa festa, a questa finale. Voglio ringraziare il sindaco di Castellammare che si è fatto promotore di tanti sacrifici per la Juve Stabia, di tanto tempo che lui ha messo a disposizione per starmi vicino, a tutta la città di Castellammare. Tutti, grazie, dal primo all'ultimo. Grazie, Presidente, grazie anche a sua per questo invito.